Dopo circa 350 km, ecco che effettuiamo una nuova sosta. Siamo arrivati a Sala Conselina dalla DMP Motors. Qua troviamo Sabatino con il padre, che è quello che spunta qua i preparatori di questa zona, molto forti, che seguiamo da diversi anni. Allora, fateci vedere un po' le macchine che vedete qua in officina. Vedete intanto una Delta, colorazione Martini, poi Martini con varie preparazioni al motore. Qui abbiamo invece la 147, qua però. Sì, infatti un'ibridata, perché vedo un'ibridata. 147 di scocca, sembra GTA, con motore Delta. Sì, questa è una 147 Cup, preparata con motore. Qui abbiamo la, diciamo, nostra Seat Leon Super Copa. Questa è la macchina dove ci corro personalmente io. Niente, questa qua nasce già così dalla Seat Sport. Noi abbiamo solo, diciamo, fatto qualche dettaglio alla rifinitura alla centralina motore, qua un po' di assetto, e la macchina. Ok, qua ci sono sempre le nostre Mazda. E poi era la prima cosa che ho notato, la Corolla WRC. Sì, una Corolla WRC con una gran particolarità. Questa Corolla WRC, a parte di essere un'auto ufficiale, è anche un'autovettura con guida a destra. Infatti, quindi mi dicevi che volevate convertirla con la guida a sinistra. Sì, volendo sì. Ok, poi qua c'è una bella disposizione di turbine. Vediamo un po', c'è di tutto, Garrett, di tutte le tipologie. Allora, grazie Sabatino per questa visita alla vostra struttura, questo tour così ricco di storia e di preparazione. Allora, adesso siamo pronti per andare a rullare, no? Certamente. E Pasquale, la tipologia di banco che usiamo oggi? Oggi utilizziamo il Kartek 4 ruote motrici frenato, e che diciamo siamo riusciti a leggere fino a come potenza massima 1150 cavalli. Vabbè, allora ci stiamo alla grande oggi con queste vetture, dai, non lo metteremo troppo sotto sforzo. Non credo. Va bene, allora pronti con la prova al banco. Allora, abbiamo appena finito la rullata, siamo adesso qua con Sabatino che ci commenta un pochino l'andamento del grafico di questa curva. Vediamo intanto, la potenza è maggiore al dichiarato, no? Abbiamo 129.2 cavalli, 4.684 giri motore. La coppia invece è di 204 Nm a 4.100. Quindi è qualcosina di meno, perché dichiaravano 213. Sì. Sì. E poi invece abbiamo notato un andamento particolare, superati 4.5. Sì, come possiamo ben vedere, a 4.700 giri abbiamo un calo di 10-12 cavalli fino a, diciamo, limitatore. Quello che mi dicevi anche tu. Sì, a 6.000 si sente proprio che taglia. Sì. Cosa che abbiamo riscontrato benissimo anche qua. Adesso invece vediamo la prova della versione diesel. Sì. Allora, vediamo una potenza massima di 118.7, quindi due superiori al dichiarato, okay. A 3.900 giri. Va bene, dichiarano 4.000, siamo lì, anche siamo qui. La coppia è di 292 Nm. Invece era 2,70, quindi abbiamo qualcosa in più. Sì. Come possiamo ben vedere, il diesel è caratteristico proprio per la curva di coppia che già, per esempio qua vediamo 2800 giri fino a 4000 giri, abbiamo circa 118 cavalli. E la X? Sai, c'è tanta curiosità intorno a questa vettura, dai, fammi leggere i dati, correggimi se sbaglio. Allora, sì, abbiamo 182 cavalli a 5900 giri. Certo.
Beh, quindi un paio di più del dichiarato, dire che ci può stare, no? Sì. La coppia invece, leggo 225 Nm a 4950 giri. Beh sì, anche qui siamo un pelino sopra, visto che dichiarano 224 Nm. E poi c'è questa zona misteriosa, dai 4000 ai 5000 giri, dove la scheda della modalità diesel si spegne, ma in realtà non si sa bene cosa succede. Giusto. Bene, allora, in che condizioni abbiamo effettuato queste prove? Abbiamo una temperatura esterna, diciamo, in sala prove di 18 gradi, quindi direi né tanto calda né tanto... Intermedia. Va bene, ok, perfetto. Allora, prova superata anche per queste Mazda. Siamo pronti a continuare il giro?